Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi del budget personale e a proposito di questo vi voglio raccontare la regola del 50-30-20. Che cos'è questa regola? Lo scopriremo insieme. Ma prima di iniziare ragazzi, come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati. L'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Ma iniziamo immediatamente con l'argomento di oggi, cercando di capire esattamente che cos'è questa regola del 50-30-20. Allora ragazzi, innanzitutto questa regola fa parte della corretta gestione del budget personale. È una regola molto utilizzata in tutto il mondo ed è molto semplice da comprendere. Ve la spiego subito. La regola del 50-30-20 fu coniata da Elizabeth Warren, che è una professoressa di Harvard, nonché senatrice degli Stati Uniti. Secondo questa regola, il 50% del proprio budget deve essere utilizzato per le spese essenziali, il 30% per quelle discrezionali e il 20% almeno dovrebbe essere destinato al risparmio. Ma esattamente come funziona questa regola? Il fascino della regola del 50-30-20 risiede nella sua semplicità. In poche parole, ragazzi, divide tutte le tue spese in tre grosse categorie. Il 50% nelle cose di cui ciascuno di noi ha bisogno. Il 50% infatti del nostro reddito dovrebbe essere sicuramente destinato a spese essenziali, come ad esempio l'affitto, le bollette, i trasporti e il cibo, ovvero i nostri bisogni essenziali. Il 30% invece, ragazzi, dovrebbe essere speso nelle cose che noi dedichiamo, ad esempio, alle attività per il tempo libero o ad esempio hobby, come per esempio può essere la palestra, le vacanze, chiamare un takeaway di venerdì oppure fare altre cose che ci piace. In parole povere, ragazzi, bisogna spendere questo 30% per cose che ci piacerebbe avere ma di cui non abbiamo strettamente bisogno. Il 20% che rimane invece, ragazzi, dovrebbe essere destinato ai risparmi oppure, prima di risparmiare, per pagare i debiti in sospeso, come ad esempio i debiti con le carte di credito o dei prestiti che ci siamo fatti durante la nostra vita. Quindi ragazzi, capite bene che la gestione è semplicissima. Fatto 100 quello che guadagniamo, andiamo a suddividere il 50% in beni necessari, il 30% in ciò che vogliamo, il 20% in risparmi o pagamento di debiti pregressi. Chiaramente successivamente, quando avremo finito di pagare i nostri debiti e quando anche avremo il nostro fondo di emergenza, potremo passare con questo 20% ad investire. Ovviamente ragazzi, è tutto semplicissimo ed è esattamente come sembra. La cosa più importante è che deve avere un senso per te che stai guardando. Se infatti è vero che la regola del 50-30-20 è un ottimo modo per iniziare a fare il budget, a risparmiare e a saldare i tuoi debiti in un modo gestibile, non è però certamente un modo universale di farlo. Infatti, se vivi in una città particolarmente cara, come ad esempio può essere Milano, allora è molto probabile che tu paghi ben più del 50% sull'alloggio, sui trasporti, sulle utenze e sul cibo. Così infatti è la vita a livello di costi in una grande città. Può essere infatti che avrai bisogno di fare un po' i salti mortali per arrivare a gestire al massimo il 50% sulle spese necessarie in una grande città. Però per esempio potresti anche decidere di far variare questa regola nel caso in cui non sia proprio possibile arrivare al 50-30-20. Magari potresti fare un 60
60-20-20. In alternativa, invece, potrebbe andare bene il 50% sulla categoria delle cose di cui hai bisogno, ma potresti avere dei debiti con interessi alti da pagare al più presto. In questo caso, potresti invece passare alla regola del 50-20-30 fino a quando non avrai cancellato tutti i tuoi debiti. La cosa più importante da ricordare, ragazzi, è di cercare di non ridurre la categoria dei risparmi al di sotto del 20%. Molto importante è che seguire, ragazzi, la regola del 50-30-20 non significa che non ci si deve godere la vita, ma solo che bisogna agire in modo più responsabile nella gestione del denaro. Se hai dubbi, infatti, sulla definizione di una particolare spesa, chiediti semplicemente: è proprio necessaria? Posso vivere senza questo oggetto o questa cosa che voglio comprare? Se la risposta è sì, si tratta di un desiderio che può benissimo essere accantonato al momento e non di una necessità. Ovviamente, ragazzi, quello che volevo sottolineare principalmente è che questa regola si può adattare bene a tutte le tipologie di persone, proprio perché è flessibile ed è quello, infatti, su cui vi volevo portare a ragionare. Ovviamente, ognuno di noi ha le sue necessità e quindi ciò che deve perseguire è la conoscenza delle regole base della finanza personale per poi cucirsele addosso. Che cosa intendo con cucirsele addosso? Ovviamente ciascuno di noi ha le sue necessità e quindi deve andare a limare quelle che sono le regole fondamentalmente valide in tutto il mondo per quanto riguarda la finanza personale proprio in funzione delle sue necessità. Questo 20%, ragazzi, che vi rimane è davvero molto importante. Perché? Perché con questo 20% voi potrete iniziare ad investire e a crearvi un patrimonio che lavorerà con l'interesse composto. È chiaro che per arrivare a questo tipo di soluzione bisogna studiare molto, perché bisogna iniziare a comprendere quali sono i meccanismi alla base dell'investimento. Ma se state ascoltando questo video e se siete sul mio canale, siete nel posto giusto per iniziare ad imparare a fare i primi passi nel mondo degli investimenti e della finanza personale. Vi chiedo, ragazzi, di lasciare nei commenti le vostre considerazioni. Fatemi sapere a che punto siete, se risparmiate, se investite, quanto risparmiate e quanto investite soprattutto, proprio perché da questi dati, ragazzi, posso trarre informazioni per video successivi. Altro punto fondamentale da tenere presente è che questa regola non significa che dobbiamo smettere di vivere. Infatti, ragazzi, fare delle spese per puro piacere è sicuramente una delle gioie della vita, magari anche fare dei viaggi, ma non necessariamente le dobbiamo fare in maniera sconsiderata. Vi faccio un esempio: sicuramente piace a tutti magari andare la sera a mangiare una pizza oppure andare in ristorante. Se andate senza una corretta pianificazione, magari vi potrete trovare a pagare 30 euro al ristorante per una cena, ma quello stesso ristorante, ragazzi, magari offre un coupon, oppure su Groupon ci sono tantissime offerte che vi fanno magari andare allo stesso ristorante, ma invece di pagare 30 euro ne pagate 15 o 20. È chiaro che quindi bisogna iniziare ad entrare nella modalità di fare quelle cose che ci piacciono, ma risparmiando. Ad esempio, io ho comprato tante volte su Amazon nel Prime Day, per esempio, nel Black Friday, faccio tantissime spese perché, ad esempio, riesco a comprare un paio di scarpe da ginnastica che mi servono, che in negozio troverei a 100 euro, in quei giorni su Amazon lo posso trovare a 40 euro, 50 euro. E quindi, ragazzi, capite bene che bisogna andare a spingere proprio su questo tipo di risparmio, perché la realtà è che noi abbiamo avuto comunque quella cosa che volevamo, ma a un prezzo molto inferiore. Così come, ad esempio, ragazzi, si può badare a fare dei viaggi last minute. Infatti, se andate a vedere
vedere, ci sono tantissime offerte last minute sui viaggi che vi fanno fare viaggi che sarebbero costati 100 per esempio, anche a 20-30, e queste sono offerte da cogliere proprio perché avete fatto lo stesso viaggio ma con un terzo del prezzo. Quindi ragazzi, fate sempre le vostre ricerche su qualsiasi cosa, non solo sugli investimenti, su tutte le spese che fate, perché avere un buon budget di gestione dei nostri soldi è fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Detto questo ragazzi, per quanto riguarda gli investimenti, vi invito a continuare a seguire il canale e vi ricordo che non sono un consulente finanziario. Vi chiedo di lasciare un bel commento a questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!